Ciao ragazzi, finalmente torniamo su Alan Wake Remastered per un nuovo episodio. Allora. Siamo davanti alla casa degli Anderson. Molto, molto bene. Speravo che la motosega si potesse prendere, devo essere sincero, ma purtroppo no. Il gioco non è dello stesso avviso. E c'è qualcos'altro qua attorno? Attenzione, ho letto un messaggio. Vecchi dei conoscono la verità. Quale verità? Raccontacela. No, qui non. Direi che non c'è niente, eh. Direi di no. A sto punto entriamo in casa e vediamo cosa ci aspetta. Ok, entriamo. Le luci sono spente, controlliamo la cassetta dei fusibili. Mi sembra un'ottima idea, eh. Come se il problema ora fossero le luci. Un termos, molto bene. Poi. Di sotto non c'era corrente, ma avrei potuto riattivarla lavorando alla cassetta dei fusibili. Figata. Io amo tantissimo la batteria, la chitarra, sono strumenti che amo particolarmente. Qui non c'è. Ah, ma c'è pure un termos qui. Magari sono rinchiusi da poco. La pagina, il mistero della settimana Le perduta. grida di Alice risuonarono di nuovo nel silenzio della notte. Mi vidi mentre correvo verso il cottage con la torcia in mano. Seguii il mio io passato. Ero un osservatore di me stesso, un viaggiatore nel tempo, in un sogno folle e ubriaco. Era l'inizio, la notte in cui Alice scomparve. Il mistero di ciò che successe durante la settimana di vuoto stava per svelarsi. Mi manca una pagina, ragazzi, una pagina e poi siamo a posto. Non sarà per una pagina, su. La troverò, mi auguro. Ripara il fusibile. La senti, la musica? Sì, la No. sento. Dobbiamo scoprire da dove viene. È Sono questo il sordo, messaggio di cui guarda. parlavano gli Anderson. È per questo che siamo qui. La signora delle luci? Ah, deve essere quella vecchia pazza ossessionata dalle lampadine. Cynthia Weaver. Esatto, deve essere lei. Si può suonare? No, eh. Dobbiamo trovare Cynthia Weaver. Passeremo qui la notte e torneremo in città non appena farà luce. Ehi, Al, manca parecchio all'alba. Rilassiamoci un po'. E rilassarci significa sbronza. E dai, Barry, questo. Come rifiutare? Starò al tuo fianco a qualunque costo, sempre Al. Sei come un fratello. Sono uno scrittore, dannazione. Giusto. Se solo volessi, potrei scrivere 10 libri all'anno.
e sarebbero tutti i migliori dell'anno. No, non potresti. Esatto, non posso. Ma potrei. Sono uno scrittore. Cosa? Ma che cosa c'è in questa roba? Sento come se il cervello mi uscisse dal naso. Però la formula, ovviamente, canti e sarò... un miliardario dell'alcol. Mi manca tanto, Barry. Vorrei tanto fosse qui con me. Lo so, lo so. Andrà tutto bene. Ne verremo a capo. Ma ancora quel cartonato? Ma se lo porterà per sempre in giro? La domanda importante è questa. Ma che ca... Alan! Alan! Dove sei? Aiutami! Alice, sto arrivando! È tutto a posto! Arrivo! Era un folle sogno ubriaco. Ma il tempo stesso era molto di più. Era la verità. Un ricordo sepolto risvegliato dall'alcol degli Henderson. Ero là, un osservatore di me stesso. Era la notte in cui io ed Alice eravamo arrivati a Bright Falls. La notte in cui scomparve. Avevo un'opportunità per scoprire cosa fosse successo. Mi ricordai di essermi sorpreso che il cottage fosse al buio. Alice non avrebbe mai spento. Alice! Alice! Ricordai di aver intravisto Alice sott'acqua mentre sprofondava lentamente nell'oscurità. L'ultimo ricordo di quella notte era di essermi tuffato per salvarla. Poi... la prima cosa che ricordavo era di essermi svegliato nell'auto incidentata e di aver trovato le prime pagine del manoscritto. Non riuscivo a trovarla in quell'oscurità. Dovevo aver pensato fosse annegata. Alice! Jagger aveva Alice. Beh, chi c'è? Guarda il cottage. Sbaglio, c'è qualcuno alla finestra. Alice! Forse non è affatto annegata. Forse è là dentro. Alice! La presenza oscura mi aveva toccato, affondato gli artigli nella mia mente e mi aveva usato come un fantoccio. Deve essere qui da qualche parte. Forse di sopra. Alice! Sì, ecco dove si trova. Bello che. Il bello che lui ci crede anche, ci crede. E quella è la cosa pazzesca. Alice! Non è qui. Sei stato sciocco a pensarlo. No, è morta, annegata. No, no, no! Tua moglie è morta per colpa tua. Scusate, ragazzi. Quindi mi ha obbligato a scrivere in poche parole. Sì, scriverò. Riuscirò. La porterò indietro.
Però questo cottage in teoria non esiste. No, l'ho scritto io. È questo che mi è strano. Nell'oscurità avevo scritto per giorni, una settimana, quasi un intero manoscritto di un romanzo intitolato Departure. La Jagger era il mio revisore, mi sussurrava all'orecchio in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Credevo di salvare Alice. Nonostante avesse imbrigliato la mia mente, una parte di me era stata abbastanza lucida da inserire una via di fuga nella storia. Una luce nel cottage che mi avrebbe liberato prima di finire. Per interrompere il racconto prima della sua fine, in cui l'oscurità divorava tutto e tutti. Zane era debole e lontano, ma lo avevo inserito nella storia e la sua luce era stata sufficiente a liberarmi. Lei non è qui ora. Io sono qui perché così è scritto. Ho portato la luce per liberarti. Devi fare in fretta. Scoprirà che sono qui. Tornerà presto. Ha rubato il corpo della mia Barbara molto tempo fa. Sembra così vecchia. Mi svegliai, confuso e stordito, con la mente consumata dall'oscurità e dal terrore. Non potevo fare altro che scappare. La settimana nel cottage mi aveva segnato. Stavo perdendo conoscenza sempre più in fretta. Direi. Era di certo costato molto a Zane scendere ancora più a fondo nel buio che stava scandagliando. Ma era riuscito a indebolire la presenza oscura, proteggendomi quella notte. L'ho scritto io. È colpa mia. Esatto, James Joyce. È colpa tua e la pagherai per questo. Ma che ca... No, vabbè. Spettacolo, spettacolo. Abbiamo capito cos'è successo. Sono abbastanza così, come dire... Ci sono un po' rimasto. Saltiamo. Sotto il controllo della presenza oscura ho scritto una storia d'orrore che si sta avverando. La Jagger era il mio revisore, in modo che la storia la rendesse ogni momento sempre più potente. Una parte di me aveva provveduto a inserire una via di fuga nella storia. Assieme possiamo creare qualcosa di meraviglioso. Fa qualcosa alle opere d'arte creative. Le fa diventare reali. Mia madre mi diede un vecchio interruttore. Alice è rinchiusa in una prigione buia. Devo trovare Cynthia Weaver per salvarla. È colpa tua e la pagherai per questo. E quello chi è? Cioè, che cavolo? No, ci hanno arrestato e messo in carcere. Qualcuno verrà a prenderla al momento giusto. L'ha detto Thomas, l'ha scritto. La sicurezza è essenziale. Il mio compito è tenerla al sicuro sotto la luce. Sempre alla luce. Le pagine del manoscritto erano scomparse, le aveva prese l'agente dell'FBI. Mi sembra quasi di avere della merda in bocca. Oh, aspetta, siamo in prigione adesso? Oh, non mi ha fatto bene. Hai colto nel segno? Che buona la merda in bocca, eh. Molto, un gusto molto prelibato. Parlare con la Weaver. Lei è quella nella canzone, la signora della luce. La vecchia pazza, come vuoi tu, Alma? Siamo bloccati qui. Non ci lasceranno. Avevo delle cose da leggere, sceriffo, e mi
Mi lasci dire, è stata una lettura interessante. Beh, ora sei mio, Raymond Chandler. È tutto qui, tutte le prove, compresa la cospirazione per l'assassinio di un agente federale. Non uscirai mai di qui. Mi hai sentito, Brett Easton Ellis? Eh? Agente, voglio parlare con un suo superiore. Sembra simpatico, eh. Vogliamo qualcosa, sceriffo. Io vorrei il mio... Guardi, eccolo. Donna, sei stupida. È un trucco, ovviamente è un trucco. Ok, io non ne posso più di questa merda. Wake, ora mi fiderò di lei. Stai scherzando? Agente Nightingale, la sua opinione conterebbe di più se lei fosse sobrio e se credessi davvero che sia qui in veste ufficiale. Wow! Torna in quella cazzo di cella, Stephen King. Per uscire di qui dovrai passare sul mio Un momento. Non lo so. Oh mio Dio. È successo qualcosa. L'agente Nightingale non ci romperà più i coglioni, secondo me. Comunque, ragazzi, per il momento è tutto. Dovrebbe essere l'ultimo capitolo. Poi ci saranno anche le espansioni da giocare, che sono più corte, ovviamente. E poi vediamo un po' cosa fare. Intanto siamo verso la fine, godiamocelo. Quindi per oggi è tutto, ragazzi, ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!